Per fare il nostro powerbank ci serve un vecchio hard disk esterno rotto, un modulo powerbank, la cella di una batteria, cavetti vari, un cutter, saldatore a stagno e colla a caldo. Il modulo powerbank è formato da due uscite USB, in ingresso una micro USB per la ricarica, una luce a LED, alcuni LED a indicare lo stato della batteria e un pulsante per accendere la luce a LED. Saldiamo ora il modulo e i due cavi che successivamente salderemo alla batteria. Attenzione però a non invertire la polarità, altrimenti si brucia il modulo. Questo lo dico per esperienza personale, perché se ci fai caso all'inizio del video il modulo era un altro modello. Semplicemente saldiamo i due cavi collegati in precedenza al modulo ai poli giusti, però mi raccomando. Prima di andare a costruire il case esterno faccio un test di funzionamento del modulo, giusto per verificare che funzioni il tutto e non avere sorprese dopo. Ho questo hard disk esterno sul quale mettevo tutte le varie riprese, foto, insomma tutto quello che mi serviva per i miei vari post, che purtroppo ha smesso di funzionare. Essendo un po' un peccato buttarlo via così, ho deciso di smontare l'hard disk interno e di riutilizzarlo come case per il nostro powerbank. In effetti sembra fatto giusto su misura. Per comodità riporto su un pezzettino di scotch di carta le posizioni delle varie prese USB del modulo powerbank. Questo poi mi servirà per avere una guida su dove tagliare. Ora che i buchi per le uscite USB e la micro USB sono pronti, possiamo incollare semplicemente con della colla a caldo il modulo e la batteria. Prima di chiudere controllo che sia la micro USB che le prese USB si riescano a collegare correttamente.